Ciao a tutti amici di BCTV, oggi una puntata davvero molto particolare. Ci sono delle immagini bellissime dal Canada, dalla Coppa delle Nazioni, dove l'Italia ha fatto molto bene, ma abbiamo anche due ospiti. In realtà gli ospiti che avremmo voluto invitare erano quattro, volevamo fare una grande festa perché volevamo invitare tutti i campioni provinciali bergamaschi. Poi però in contemporanea alla registrazione ci sono i campionati regionali su pista, quindi gli ospiti ne abbiamo solo due. Però andremo a vedere le immagini di queste corse. Lo stesso, ma io direi proprio di salutarli i nostri ospiti. Allora, partirei dall'esordiente Paolo Castelli. Ciao Ciao, Paolo. ciao. E eccolo qua inquadrato. E poi anche lo junior Simone Ravanelli. Ciao Simone. Ciao a tutti. E poi ovviamente qui seduto accanto a me, diciamo il compagno d'avventura e compagno di viaggio, Giorgio Torre. Ciao Ciao Giorgio. Valerio, un saluto ai nostri ospiti e buonasera anche a tutti gli amici a casa. Io direi, cominciamo a vedere un po' quello che è l'antipasto della puntata. Andiamo a vedere le immagini che poi andiamo a analizzare meglio nel dettaglio più avanti. Beh, andiamo a vedere tutti gli arrivi con la nostra 100 secondi. Questa era la 100 secondi e come al solito tutti i colori del ciclismo, le abbiamo viste un po' tutte rappresentate le discipline che andremo ad analizzare meglio in seguito. E invece partirei magari in regia, chiamiamo subito la macchia dell'arrivo di Ravanelli, perché eccolo, vediamo, facciamo partire le immagini, chiediamo subito a Simone com'è andata la corsa del provinciale. Ma la gara è stata combattuta sin dall'inizio, dai Sì. primi chilometri, e abbiamo cercato tutta la squadra di entrare nelle fughe. E poi per arrivare compatti al Ceresolo e Beduita. Qua ti vediamo in fuga. Sì, qua sono nel Sì, finale, qua è proprio. quando mi sono sganciato con Zaccanti in località Villa Dalmè, e siamo arrivati a 1 chilometro d'arrivo con circa 40 secondi a giocarcela poi in volata. E qui è proprio l'arrivo, vediamo davvero bello. Zaccanti sembrava potercela fare, poi la bella rimonta tua, immagino una bella emozione per te. Sì, è stato veramente un bel momento. Sapevo di potercela fare, e ho aspettato gli ultimi 50 metri ad uscire per non sbagliare, diciamo. E qui vediamo poi la volata del gruppetto inseguitore per il terzo posto, Pietro Andreoletti, tuo compagno di squadra dell'Aurea, dietro Lorenzo Rota, che si sono piazzati poi nella volata del gruppetto. La corsa era partita da Brignano Gerardadda e arrivo a Paladina, come è stato poi per tutte le gare dei campionati. E qua vediamo davvero la gioia del tuo direttore sportivo Paolo Valotti, poi anche il presidente, poi vedremo anche Riccardo Ferrari, davvero una bella emozione per tutto il team. Sì, è stata proprio una festa, anche dopo gara eravamo tutti abbastanza contenti.
Raccontami un attimino che tipo di corridore che sei tu. Io, se più prediligi, se non sbaglio, i percorsi quelli un po' più duri. Sì, io preferisco i percorsi duri. Mi definirei uno scalatore puro e mi piacciono molto le salite lunghe e con pendenze elevate, diciamo. Beh, diciamo che sei anche fortunato perché andando avanti le corse diventano sempre più dure. Io rientrerei un attimino in studio invece e ritornerei invece, passerei la parola a Paolo Castelli e nel frattempo partirei anche con le immagini degli esordienti. Raccontami invece, Paolo, com'è stata la tua corsa? Sì, la gara è iniziata subito abbastanza veloce, sin dai primi chilometri ci sono state delle fughe, avevo dentro dei compagni di squadra e che la fuga è stata ripresa quasi subito, però dopo agli ultimi, quando c'è stato il suono della campana all'ultimo giro. E vediamo proprio qui il passaggio, tra l'altro, il suono della campana, eccola che suona. Ero abbastanza stanco, solo che poi quando ci sono stati gli ultimi 200 metri ero alla giusta ruota e ai 50 metri ho dato tutto. Ed ora vediamo proprio le fasi finali della gara, qui siamo dopo l'ultima curva, ecco l'arrivo, davvero una bella vittoria della tua che ti è valsa appunto il titolo provinciale. Secondo posto per Simone Persico della Polisportiva Albano, terzo Marco Plebani del GSC Villongo che tra l'altro era stato molto attivo proprio anche nelle fasi iniziali. Sì, sì. E qui vediamo anche la gioia del tuo presidente Paolo Pagnoncelli, una bella emozione per tutti. Sì, sì, è stata una grande emozione. Una grande emozione anche perché, se non sbaglio, sì, era la tua prima vittoria. È stata la mia prima vittoria da esordiente. È davvero bravo. Io andrei avanti, abbiamo detto prima, non abbiamo qui presenti con noi gli altri due campioni provinciali, ma andiamo allo stesso a vedere le immagini e poi andremo anche a sentire la loro voce. Chiamo dalla regia anche la macchia che fa riferimento al campionato provinciale degli allievi che si è disputato sempre con arrivo a Paladina, la partenza invece era a Nembro. Qui siamo proprio nelle fasi finali ed eccolo qui, lo scatto di Alan Giacomelli del pedale brembilese che stacca i compagni di fuga che sono Stefano Avassori della Paladina, Elio Pedrali della Cicloteam Nembro e Andrea Locatelli della Ceramiche Pagnoncelli. Qui proprio l'arrivo, ormai imprendibile Alan Giacomelli, bella la sua vittoria che gli vale il titolo di campione bergamasco, secondo posto per Elia Pedrali, poi Vavassori e poco più indietro quarto un generoso Locatelli. Come detto la corsa era partita da Nembro, ottavo trofeo Cicloteam Nembro, Virgilio Pezzotto alla memoria, percorsi 65 km. E poi poco più indietro ora vedremo anche la volata del gruppetto inseguitore, anzi prima c'è Sergei Rostovtsev, il russo della Valseriana di Albino che arriva con 25 secondi di ritardo ed eccola qui la volata vinta da Giacomo Cretti del team Barblanco, poi Manzoni, Giombelli, Camotti e Iazcu e questo è Giacomelli con la maglia di campione provinciale. La sua vittoria ha contribuito anche a consegnare al pedale brembillese, la sua società, la Coppa Aerobica 2013 della categoria allievi. Qua vediamo proprio la premiazione. Ricordiamo con Coppa Aerobica con le varie varie specialità, si era corso in pista, poi la crono squadre e quella di domenica scorsa a Paladina era proprio l'atto conclusivo con la prova su strada. Coppa Aerobica anche per le altre categorie, ricordiamo tra gli juniores ha vinto il team Fratelli Giorgi, mentre tra gli esordienti la vittoria della Coppa Aerobica è andata alla Polisportiva di Albano. Andiamo a vedere gli esordienti classe 2000, allora partirei subito con le immagini e andiamo a vedere proprio tu Giorgio che eri lì, raccontaci un po' cosa è successo. Sì, anche qui vediamo proprio il gruppo compatto che arriva nell'ultimo chilometro, ci sono davanti le maglie della Marco Ravasio, vediamo anche quelle dell'Albano, del Villongo, sulla sinistra quelle del Paladina, Lorenzo Salvetti della Fulgor che esce sulla destra e alla sua ruota c'è già Berzi del Bolgari. Viene lanciata lunga la volata, parte davvero molto lungo Marcello Mazzoleni, eccolo qui, padrone di casa, lui del Paladina voleva davvero il colpo in casa propria ma si pianta, eccolo qui proprio negli ultimi metri, viene superato da Salvetti e soprattutto da Berzi che conquista il titolo provinciale degli esordienti classe 2000. Per lui si tratta della terza vittoria della stagione, secondo Salvetti, terzo Mazzoleni, poi Roveri, Chiodini, Goldune, Previtali, Pasta, Cioibat e Tironi. La gara era abbinata al settimo trofeo COP Brembilla, organizzata dal pedale brembillese, partenza appunto da Brembilla e arrivo a Paladina dopo 33 km. E qui eccoli tutti e quattro i campioni provinciali.
Ecco, possiamo anche rientrare in studio. Direi di parlare ancora un attimino con Paolo, che l'abbiamo subito tagliato un attimino. Allora dice, raccontaci un po' un attimino che tipo di corridore sei. Ti piacciono di più le salite come al nostro amico Simone, o più sei più magari velocista? No, a me piacciono di più le volate, sono più un velocista. E raccontami come hai cominciato a correre in bici. Com'è che... Ho iniziato a correre subito da G1 a 6 anni, perché andavo spesso in bici per il paese e poi avevo un parente che faceva il dilettante e mi ha... Ti ha trasmesso questa passione. Io adesso invece rientrerei un attimino, lancerei anche le interviste agli altri campioni provinciali. Sì. Alan Giacomelli e Berzi, che non sono presenti, abbiamo realizzato le interviste domenica e andiamo a vederle. E sono molto contento, ce l'ho fatta a vincere questa gara, sono venuto qua con questo obiettivo e ce l'ho fatta. Siete andati all'attacco in quattro, una fuga preventivata già all'inizio della gara o è nata così nel corso d'opera? Ma durante i giri piccoli ho provato molte volte a scattare, a portar via un gruppetto e alla fine del quarto giro piccolo ce l'ho fatta a portar via un gruppetto e siamo arrivati. La dedica a chi va? La dedica alla squadra e alla famiglia. Sono al settimo cielo, c'era un arrivo in salita, sarà stato metà chilometro. Non pensavo che non si adattava alle mie caratteristiche, ma evidentemente mi sbagliavo, ce l'ho fatta. All'uscita della curva ai 200 metri ero terzo. Dopo ci siamo, i tre in testa ci siamo affiancati tutti. Gli ultimi 50 metri si vede che ero l'unico che ne avevo ancora, ho vinto. E la dedica a chi va? Beh, la dedico a tutta la squadra, terza vittoria quest'anno, ce la siamo meritati, facciamo molto lavoro e le vittorie si vede che arrivano. È il momento della rubrica che racconta le 5 cose più belle della settimana. Vi anticipo già, sono presenti i 4 campioni provinciali e poi c'è presente la mountain bike. È successo qualcosa? Beh, andiamola a vedere con la nostra 5 up. Quinta posizione della nostra 5 up settimanale per l'esordiente Andrea Berzi della Polisportiva Bolgari, che sulla rampa dell'ex cementeria di Paladina è stato quello che ha dosato meglio le energie ed in rimonta ha vinto il titolo bergamasco degli esordienti 2000. Terzo successo della stagione per lui. Davvero complimenti. Al quarto posto l'altro esordiente Paolo Castelli della Ceramiche Pagnoncelli, che sempre domenica a Paladina ha conquistato il titolo provinciale degli esordienti 1999. Un ritorno al successo accolto con grande entusiasmo ed emozione da tutto il team di Capriati e in primis dal presidente Paolo Pagnoncelli. Lacrime di gioia ed una vittoria da ricordare. Terza posizione per l'allievo Alan Giacomelli, il valtellinese del pedale brembillese, protagonista nella fuga decisiva, nel finale ha sferrato l'attacco giusto con il quale ha sorpreso i tre compagni di fuga ed è andato a vincere il campionato bergamasco degli allievi. Secondo posto per lo junior Simone Ravanelli del team immobiliare Aurea Zanica nel campionato provinciale juniores è stato grande protagonista e nel finale è andato all'attacco con Filippo Zaccanti del team Giorgi. Suspense nel finale, studia l'avversario che parte lungo e negli ultimi metri con una progressione micidiale lo brucia proprio sulla linea d'arrivo. Bravo! E la prima posizione della nostra 5 up aspetta ad una TX Active Bianchi che con i suoi biker, giovani e meno giovani, ha fatto incetta di successi nell'ultimo weekend. Leo Paez e Tony Longo hanno firmato una splendida doppietta alla Testina Superbike disputata ad Este nel Padovano. Secondo successo stagionale per l'austriaco Alex Gibauer che ha vinto la cross country di Samobor in Croazia. Nella Coppa Italia Giovanile MTB di Vermiglio invece torna al successo l'allievo bergamasco Giorgio Rossi che ha battuto l'amico e avversario Nicola Zanoletti della Robbie Cup MTB Team, esordiente Katia Moro, seconda tra le esordienti.
Sei servizi di questa puntata, i servizi l'abbiamo detto, abbiamo anticipato la Coppa delle Nazioni in Canada, a seguire le gare di Bedizzole, c'è stata la gara per uomini junior, la gara per esordienti e allieve donne, seguirà poi la Gran Fondo Eddy Merckx e in chiusura il regionale del downhill. Allora andiamo con i servizi. Se trionfo non è, poco ci manca. Due tappe su tre conquistate dalla nazionale italiana alla Ville de Saguenay, prova di Coppa delle Nazioni Under 23 disputata lo scorso weekend in Canada. Una con Nicolò Bonifazio e l'altra con Federico Zurlo, e la maglia di miglior giovane della corsa portata a casa dallo stesso Zurlo. Un bottino che va al di là di ogni più rosea aspettativa, un risultato eccezionale per tutto il movimento azzurro, che lascia ben sperare per il presente, ma soprattutto per il futuro. Del resto il CT Marino Amadori aveva scelto per l'appuntamento canadese alcuni dei suoi uomini migliori. Oltre ai già citati Bonifazio e Zurlo, c'erano anche Alberto Bettioli, Ignazio Moser, Davide Villella e Andrea Zordan. La corsa è scattata venerdì 7 giugno dalle Baie. Al via 12 squadre nazionali e 3 formazioni continentali in rappresentanza di ben 13 paesi. La prima tappa è quella più impegnativa dal punto di vista altimetrico e si fanno notare subito i colombiani con Rivera Guerrero che va a conquistare i punti che saranno poi fondamentali per la conquista della maglia Pua. Dopo 3 giri si concretizza l'attacco che deciderà di fatto la corsa. Se ne vanno una ventina di corridori rappresentate tutte le migliori nazionali e quindi il vantaggio lievita fino a 6 minuti. Tira e molla nel finale fino a quando restano in 3 davanti, il francese Gaujard, il colombiano Ochoa e il kazako Kozatayev. Dietro inseguono a poca distanza in 6, tra i quali l'italiano Bettiol, spesso davanti, a dettare il ritmo. I 3 di testa riescono a mantenere il vantaggio sufficiente per giocarsi il successo allo sprint, con il gruppetto inseguitore ora ormai alle calcagna. Vince il francese Alexis Goujard davanti al colombiano Ochoa Carmago e terzo il kazako Kozatayev. Ottavo Alberto Bettiol, il transalpino veste la maglia gialla di leader della classifica generale e quella verde della classifica punti, Zurlo quella bianca dei giovani. La seconda tappa propone 7 giri di un circuito cittadino sulle strade di Jonquière per un totale di 142,5 km. Subito la Francia davanti a controllare la corsa, poi alla seconda tornata se ne vanno 4 corridori. Ottimo l'accordo e vantaggio massimo di 4 minuti, poi però nel finale si devono arrendere al prepotente ritorno del gruppo. La volata è un tripudio azzurro con lo spunto vincente del ligure Nicolò Bonifazio che batte i norvegesi Enger e Hogard. Quarto l'altro azzurro Federico Zurlo, ancora leader dei giovani, e undicesimo Alberto Bettiol, sempre il francese Goujard in maglia gialla. L'ultima giornata propone un circuito nella località di Chicoutimi per un totale di 128 km. Ritmo subito molto sostenuto con alcuni tentativi di attacco, ma il gruppo è attento. Nasce anche una fuga di 7 corridori con il nostro Zordan, ma nei chilometri finali il gruppo ricuce sui fuggitivi. Ma l'Italia è ancora sugli scudi con Federico Zurlo che sfodera tutta la sua potenza e vince la tappa a braccia alzate davanti al norvegese Enger e terzo, a completare la splendida giornata degli azzurri, Alberto Bettiol, poi ottavo Bonifazio. Grazie agli abbuoni il norvegese Enger si è aggiudicato la classifica finale della corsa a tappe canadese, superando per soli 4 secondi il francese Goujard. Per lo scandinavo anche la maglia verde della classifica punti, maglia Pua degli scalatori per il colombiano Rivera Guerrero e maglia bianca di miglior giovane per un raggiante Federico Zurlo. Prima vittoria stagionale per il portacolori della Feralpi Monte Clarence Pierpaolo Pizza, che si impone sullo strappo di Bedizzole con una progressione decisa. In seconda posizione si piazza Matteo Moschetti della Busto Garolfi, mentre completa il podio con il suo terzo posto Gianmarco Begnoni dell'Aspiratori Otelli. Una corsa movimentata sin dalle prime battute con 10 giri di 11 km ciascuno, con lo strappo in centro paese da ripetere dunque 10 volte. Molto fluida la situazione nelle fasi iniziali e centrali della corsa, con moltissimi scatti e mini fughe che non raggiungono mai però i 40 secondi di vantaggio. Molto interessante l'azione promossa in solitario da Grosicki ad una trentina di chilometri dal traguardo. Inizialmente il portacolore del team Airone parte in solitario, all'inseguimento si lancia Pestrin della Bando Cycling Team che lo tiene a 13 secondi con il gruppo alle spalle dato invece a circa mezzo minuto. Il tentativo diventa più consistente quando al comando si forma poi un gruppetto di 6 uomini. Oltre già citati Grosicki e Pestrin vanno in avanscoperta Manfreda della FGMM Impianti, Mariani della Busto Garolfi,
Vice della Corona e Chioda della Feralpi. I sei guadagnano rapidamente i prima 20 e poi 32, quindi 42 secondi sul gruppo. Un margine interessante, ma non sufficiente, perché al suono della campana, 10 km dal traguardo, i secondi di vantaggio si durranno a 29, troppo poco. All'arrivo si presenta il gruppo compatto e, forse un po' a sorpresa, si impone uno strepitoso Pizza. Ecco le sue parole ai nostri microfoni. Ah, il percorso lo conosco molto bene, posso dire che sono di casa. Era stata una gara molto, molto attaccata fin dalle prime battute, però la squadra era sempre pronta a chiudere, a entrare nelle fughe. Ho attaccato io in prima persona anche all'inizio perché stavo veramente bene. Premete il tasto REC del vostro videoregistratore e registrate le immagini che state vedendo. Perché? Beh, perché siamo sicuri che le ragazze che vedete ora inquadrate saranno il futuro del ciclismo femminile italiano. E allora vi converrà rispolverare questo vecchio filmato per vederle all'opera quando erano giovani. Stiamo esagerando? Chissà, forse che sì, forse che no. Risponderà soltanto il futuro. Fatto sta che intanto a Bedizzole ci siamo divertiti un mondo a vedere in fuga per la prima volta tre allieve di questo calibro. In rigoroso ordine alfabetico, queste tre allieve sono Elisa Balsamo della Vigor, Lisa Morzenti del Villongo e Silvia Persico della Balcar PBM. Le tre scappano via dopo pochi chilometri, hanno un discreto accordo e, dopo qualche tentativo di fuga solitaria della Morzenti, ecco lo strappo finale. Netta la vittoria di Silvia Persico su Balsamo e Morzenti. Alle spalle il gruppo è regolato in volata da Elena Bissolati, ma ascoltiamo le parole della vincitrice raccolte dal nostro Fabiano Ghilardi. Silvia Persico, complimenti. Prima qui a Bedizzole al termine di una fuga a tre partita nel corso dei giri lunghi. Com'è andata la volata? Sì, allora oggi volevo vincere, volevo far bene, perché dopo un paio di settimane in cui le gambe non giravano, non giravano bene, oggi volevo far vedere che la Silvia Persico c'è ancora. E siamo partite al secondo giro e poi qua sulla volata sono partita ai 100 metri e ce l'ho fatta. Numeri da capogiro. Le vittorie per Chiara Consonni sono 5, ma quello che più impressiona è la facilità con la quale arrivano i successi. A memoria è forse dei tempi di Sara Wackerman che non vediamo una esordiente lombarda dominare la categoria con questa facilità e su tutti i terreni. Stavolta il percorso era piuttosto impegnativo. Lo strappo di Bedizzole, da ripetere due volte, ha assaggiato le gambe di queste ragazze che sono arrivate poi tutte in gruppo a vincere ancora una volta e la portacolori del loro target, Chiara Consonni, che si impone agevolmente sulla brava Sara Margheritis della Caravatese, nuovamente seconda, così come era successo nella gara di Gazzolo degli Ippoliti. Terza, Martina Fidanza, fresca campionessa provinciale. A seguire poi Michela Giuliani, Emanuela Zanetti, Alice Ruggeri, Camilla Vassallo, la vincitrice di Rosignano, Nicole Fede. Ma sentiamo le parole della vincitrice, Chiara Consonni. Ti ho vista all'ultimo giro, quando suonava la campana, che hai tentato di scattare sulla salita e la seconda volta le hai staccate tutte. Sì, beh, è stata una gara molto più dura delle altre perché comunque la salita contava molto. Ho provato a scattare sulla il primo giro della salita. Niente, mi sentivo molto bene, ho visto che comunque riuscivo ad andare su senza fare neanche troppa fatica. L'ultima volata l'ho presa bene, l'ultima curva, sapevo che era lì la posizione, doveva esserci sempre e è andata bene, dai. Prima il sole, poi la pioggia e tante emozioni per la Gran Fondo Eddy Merckx di Rivalta, aperta domenica dalle pedalate del Cannibale belga e da un gruppo di professionisti della Vini Fantini, della Bardiani e dalle ragazze della Cipollini Giordana, campioni fuori classifica ma che per un giorno hanno voluto pedalare accanto ai tanti amatori. Dopo le prime pedalate scappano Massimo Toia e Giulio Magri del team Ison Manta. A loro si aggiunge poi anche il compagno Antonio Camozzi. È la fuga decisiva per la Mediofondo, con i tre che arrivano a contendersi il successo in volata. Vittoria di Camozzi davanti al compagno Magri e poi Toia. Tra le ragazze, vittoria di Astrid Schertmüller davanti alla bergamasca Manuela Sonzogni, sempre della Isolmant. Sul percorso lungo prende il largo invece un quartetto composto da Di Salvo, Eskov, Cunico e Bertuola.
Poi Bertuola prendeva il largo solitario e quando sembrava tutto facile, con quasi 2 minuti di vantaggio sui primi inseguitori, tra i quali si è aggiunto anche Zen, ecco servita l'inesorabile rimonta di Di Salvo e Cunico, che andavano a riprendere Bertuola e lanciavano la lunga volata che premiava il siciliano sul Vicentino. Poi Zen, Eskov e Bertuola. Tra le donne, vittoria della pratese Claudia Gentili, che ha fatto gara a sé. Una picchiata di 4 minuti tra i viscidi sentieri del Bosco di Sorisole per andare a caccia del titolo lombardo di downhill. E a questo quanto hanno fatto oltre 60 piloti che domenica hanno preso parte al quinto Downhill Sport Specialist, la manifestazione organizzata dalla Bikers Petosino. A rendere ancora più tecnici 1750 metri dalla prova ci hanno pensato i temporali di giornata, che hanno cambiato le condizioni della pista costringendo gli atleti a trovare di curva in curva i limiti della loro discesa. E il più bravo a interpretare il tracciato è stato Fabio Agazzi, New School Shop, che ha chiuso la decisiva seconda manche in 3 primi e 46 secondi, precedendo di 85 centesimi Francesco Locatelli. Terzo il sorprendente beniamino di casa Mirko Manazzale, che, a soli 14 anni, si è lasciato alle spalle oltre 50 atleti più esperti di lui. Oltre ai 3 piloti già citati, i titoli lombardi sono andati anche a Lorenzo Sorrentino, Matteo Goretti, Luca Samadini, Stefano Bucci, Paolo Alleva, Oscar Colombo, Fabiano Fantini e Gianluca Piazzi. E queste erano tutte le immagini di questa puntata, ma io farei ancora 2 battute rapide con i nostri ospiti chiedendo dove andranno a correre. Innanzitutto tu, Simone, dove andrai a correre? Una gara importante. Sì, infatti ci sarà il regionale, campionato regionale organizzato dal Team Giorgi a Torre dei Roveri. È una gara che mi piace, abbastanza dura, 5 volte il colore di paste e cercheremo tutta la squadra di far bene. Beh, un grosso in bocca al lupo. Okay. E poi anche chiediamolo a Paolo, tu invece dove che sei? Sarò a Capriate San Gervasio, la gara organizzata... Proprio dal tuo presidente? Sì. Quindi ci terrai a far bene, suppongo. Speriamo. Va bene, dai. Bene, a me non resta che ringraziare i nostri 2 ospiti di essere stato con noi. Idealmente sono stati anche gli altri 2 campioni provinciali. Peccato che non erano qua, insomma ce l'abbiamo messa tutta per far coincidere gli orari della pista, ma non ce l'abbiamo fatta. Bene, a me non resta che darvi l'appuntamento per settimana prossima. E allora un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre. Arrivederci alla prossima.